Potente a parla ragazzi, qua Max, la Giulia Gardo, ci sono e sono qui a presentare il mio nuovo video. E ragazzi, questo qua è un nuovo Pink Pal Engine, Pink Pal di quale giocatore? Di Pedron Second. Allora ragazzi, prima di iniziare vi volevo ricordare di passare da FIFA Coins Desk, che appunto ha riniziato a vendere crediti e li ha scontati definitivamente, ovvero i prezzi non sono più quelli di prima non scontati, ma sono questi che sono, mi sembra, 9 euro, 100.000 crediti, una cosa abbastanza tattica. Quindi alla grande, se volete comprare crediti mi raccomando andateci. Poi seguite anche su Twitter, perché lì praticamente parlano di tutte le promozioni, dei contest che faranno. Infatti mi sa che o per domani o dopodomani faranno uno squad abbastanza potente, ma non ne ho idea. E poi, che altro c'è da dire ragazzi? Domani è il mio compleanno, se riuscirò a caricare questo video il 30, domani sarà il mio compleanno, oppure se lo caricherò dopo, domani non sarà più il mio compleanno, perché ho questo dubbio ambiguo, perché io il 2 partirò, quindi oggi e domani cercherò di farvi più video possibili, ecco. Quindi non ho nient'altro da dire, anche perché cercherò di far durare il video anche il meno possibile, appunto per non mettersi 2 ore a tagliarlo. Quindi andiamo a twittare su Facebook, innanzitutto Pink Pal, di quale giocatore l'ho già detto, Pedro Second If, e ci metto un attimo una chemistry, stai a caso, Falco, te? Abbiamo messo Falco e mettiamo la forma fisica a tutta la squadra voi l'avete vista. Comunque Pink Pal di Pedro Second If, cosa dovete fare appunto per giocare? Io accetterò innanzitutto per invito al gruppo. Per invitarmi in un gruppo dovete diventare miei followers se non vi ho tra gli amici. Come fate a diventare miei followers? Basta che mi mandiate la richiesta d'amicizia, quindi è una cosa abbastanza tattica. Quindi adesso aspettiamo il primo invito e ci si sente appena mi invitano. Voilà. Minghi, è già arrivato ragazzi, neanche il tempo di tagliarlo, sì, neanche il tempo di aspettare qualcosa. Vediamo se è sul gioco giusto, perché Re Raffi ragazzi, e possiamo anche andare allora, andiamo ad invitarlo. Che dire, oggi sono elegante come al solito. Aspettate un attimo che scrivo stop. Ok, invita. Aspettiamo un attimo. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, poi ovviamente accetterò proprio l'invito che vedo lì sotto, 5, è arrivato, quindi non ci facciamo questi problemi. No, la gran por, quindi Pedri Tenji, intanto io faccio così, tolgo. Ok, minchia, siamo già partiti, non ho mai fatto un pippare così veloce, magari riesco anche a farvi subito un altro. Poi se vincerò mi sa che scommetterò prima un altro giocatore, e che ho già in me. Madonna, caracciolo, come a tutti. Basta, cioè dopo questa ho già perso ragazzi. Speriamo che non mi continuano ad invitare e noi possiamo subito partire. E prima ho fatto una partita così proprio d'allenamento e l'ho persa alla stragrande. Ora c'è subito Kesè che potrebbe già segnare, e segniamo già l'1-0 al 56esimo secondo. 0-1, Kesè Rodriguez. Io ve l'ho detto che è straforte. Io ho scritto su Facebook di smettere di invitarli, però la gente continua, spero anche smettano anche loro più presto. E già al 56esimo minuto ci troviamo sul punteggio di 1-0. Cosa abbastanza tattica da dire? Sì, ve la stavo dicendo, che prima ho fatto una partita ambigua e l'ho persa, mi ha arato. Però, minghie, no, 1-1 più veloce della storia, e invece no, perché noi ripartiamo subito. Urco Digel, Luis, vede, Robert, no, oh, yes, fine del primo tempo, 1-0, partita abbastanza noiosa come possiamo vedere, 2 tiri io, 2 in porta io, un tiro lui, un tiro in porta lui. No, mannaggia. Speriamo che non entri. È entrato e mi ha fatto gol. No, 1-1. Non va bene. Ah, minghie. È Caracciolo che ha segnato. E vabbè, se è Caracciolo, è Caracciolo. Madonna. Calcio d'angolo, Isco, la metterà in mezzo, c'è la Lighieri, lo testa, la testa, ma non va, l'ha testato, l'ha visto, Blasi, hop, sì, yes, al 90esimo, Blasikowski, Jakub, o Kuba, non mi ricordo, e c'è 2-1, al primo minuto al 90esimo, yes, Madonna, ala però. Ops!
3-1 e la chiudono. 3 gol di pallonetto. Yes! E ci teniamo Pietro. Cioè ragazzi, io sto andando in una striscia positivissima con i Pink Pale. Nevo. Finita! Ed è finita. Quindi, adesso, Pink Palerò Tony If. Quindi preparatevi per un Pink Pale di Tony If. Non so quando lo farò, ma lo farò. Così quasi anche adesso, ci ho messo poco. Semmai poi, ovviamente, cercherò di editare tutto. Magari questo video non lo carico il 30, oppure lo carico il 30 sera. Tac! E... ok, abbiamo vinto. No, scusate, ecco, mi riscuso per il... vi hanno dato le statistiche. Vediamo. 7 tiri io, 5 in porta io, 2 tiri lui, 2 in porta io. È stata una partita brutterima, però le statistiche, diciamo, erano a mio favore. Poi ragazzi, quindi mi volevo riscusare per appunto non avervi fatto vedere tutte le azioni salienti per due motivi. Il primo è che sennò il video sarebbe durato troppo. Il secondo è che non ci sono state. È stata veramente una partita bruttina. Quindi ragazzi, detto questo, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, mi raccomando. Ricordate anche di mettere un bel mi piace. Se arriviamo a 1200 mi piace, 1300, questa volta ne voglio 1300. Se arriviamo a 1300 mi piace, vi carico anche il Pink Pale di Tony il prima possibile. Ecco, se caricherò questo video il 30, magari il 31 faccio uno speciale vlog, una cosa così, oppure un assurdo wager match, appunto per coronare il mio compleanno, dato che io domani compierò gli anni. E se no, non mi ricordo cosa stavo dicendo, comunque aspettatevi altri video. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, magari anche di aggiungere i preferiti e commentate. E quindi, detto questo, vi saluto e vi dico potente, a pace, al prossimo video, buon lavoro!